Continuiamo con la nostra colazione. Andiamo a preparare un estratto con finocchio, carote, zenzero, mela, arancio, lime e la spirulina. Spirulina è un mix di alghe che fanno benissimo, accelerano il metabolismo. Chi fa delle diete ipocaloriche comunque è un buon sostituto di energia. Ho acceso intanto l'estrattore, ci mettiamo le carote. Continuiamo con il verde perché aggiungeremo altre verdure verdi. Ora ci mettiamo anche il finocchio. Mi raccomando, non buttate la barba del finocchio. L'avete solo lavato, tutto il resto lo mettiamo nell'estrattore. L'unica vera, vera cosa noiosa dell'estrattore, se avete sempre questa fretta feroce che chissà cosa dovete andare a fare, dovete mettere un pezzettino di verdura o di frutta per volta, perché sennò vi si blocca. Quindi non mettete tutto insieme per la fretta, perché poi fate i danni. Perché sono delle macchine molto robuste, però anche un po' delicate, e come tutte le cose bisogna averne cura. Poi la mela con la buccia, ovviamente l'avete lavata, mela con i semi e con la buccia va benissimo. Ok, aggiungiamo l'arancia. Gli agrumi invece li levate sempre la buccia, sennò vi si blocca l'estrattore o anche la centrifuga. Sapete cosa ci potete fare poi con le bucce? Le mettete a essiccare nel forno e fate le bucce cotte e poi le mettete nei sacchetti per aromatizzare e profumare la vostra biancheria. Anche con le erbe aromatiche si può fare così, oltre che mangiarle e ci preparate tutti i vostri piattini succulenti, ci potete fare i sacchetti per profumare la vostra biancheria. Ok. Che manca? Lo zenzero, non poteva mancare lo zenzero, una delle mie assolute medicine preferite naturali. Se vi abituate a prendere lo zenzero quasi tutti i giorni, vi assicuro che vi verrà un'influenza in meno per inverno. Cominciate con un giorno a settimana, poi vi verrà automaticamente voglia di farlo anche due, tre, senza stress e senza diventare una dieta restrittiva, anzi, integrativa. Aggiungiamo vitamine, sali minerali, fibra. Abbiamo finito. Diamo una, oppla. Diamo una mescolatina. Per fare un mélange di colori e di sapori, tra il verde e l'arancione. La spirulina però non ce l'abbiamo messa, ci stavamo dimenticando l'ingrediente super energizzante della colazione. Ci sono tantissime verdure anche che sono ricchissime di magnesio e di ferro, anche se non sono verdi, però fanno benissimo e quindi vi consiglio di variare il più possibile la vostra dieta con tutte le verdure di stagione. Questo lo poggiamo qua. Salute! Vi sentirete molto meglio, credetemi.